Sradicare la piaga degli abusi è quanto chiede Papa Francesco, che considera la pedopornografia un crimine accessibile a tutti tramite i telefonini. Un incontro a Molfetta dedicato a Don Tonino Bello e Don Pino Puglisi, a 30 anni dalla morte del primo e dell'assassinio del secondo, accomunati dalla passione per l'essere umano. Vertice a Trani dell'Osservatorio sulle tensioni economico e sociali della Prefettura. Al centro dell'incontro le principali problematiche del contesto provinciale della BAT. Gli attacchi informatici in tutto il mondo sono cresciuti, lo rivela l'ultimo rapporto di Confindustria Digitale. I settori più colpiti sono industria e pubblica amministrazione. La stagione della vendemmia in Puglia è difficile, ma di buona qualità, lo conferma Confagricoltura, che fa un primo bilancio sulla raccolta dell'uva nella regione. Bentrovati alla prima edizione del telegiornale di Teledeon. Sradicare la piaga degli abusi, lo ha detto Papa Francesco nel corso dell'udienza con una delegazione del Centro di Ricerca e Formazione per la Protezione dei Minori, condannando la pedopornografia, che considera un crimine accessibile a tutti. Sentiamo. Nella Chiesa la lotta alla pedofilia ha fatto molti passi in avanti, ma il cammino è ancora lungo per sradicare questa piaga, tanto nella Chiesa quanto nel mondo. Lo ha detto Papa Francesco ricevendo una delegazione del Centro di Ricerca e Formazione per la Protezione dei Minori, a cui ha ricordato che alle violenze sono agganciate altre problematiche gravi, gravissime, come la pornografia e la pedopornografia, che per il pontefice non sono altro che criminalità messa al servizio di tutti attraverso i telefonini. I bambini che vengono filmati sono vittime, vittime sofisticate di questa società dei consumi, ha continuato Bergoglio. Voi, ha affermato rivolto ai componenti della delegazione, cercate di lavorare e di applicare metodi sempre più appropriati per combattere il fenomeno delle violenze. Il centro infatti racchiude un team di professionisti tra psicologi, giuristi, psichiatri, teologi, pedagogisti e comunicatori di diversi paesi dell'America Latina, e che sono al lavoro per mettere a punto strategie che rendano la Chiesa un luogo sempre più sicuro per minori e persone vulnerabili. Un lavoro che il Santo Padre ha incoraggiato affinché prosegua anche nella società, di modo che i passi e le conquiste della Chiesa, sottolineato in questo percorso, possano essere un incentivo per altre istituzioni. La scuola ci ricorda l'importanza di essere discepoli e di rimanere tali per tutta la vita. Si può imparare infatti fino all'ultimo dei nostri giorni. Lo sottolinea nel suo messaggio di inizio anno Monsignor Giuseppe Mengoli, vescovo della diocesi di San Severo. Ascoltiamo. C'è qualcosa di profetico nella scuola, qualcosa di importante che riguarda tutti e non solo le nuove generazioni. Essa ci ricorda l'importanza di essere discepoli e di rimanere tali per tutta la vita. Si può imparare infatti fino all'ultimo dei nostri giorni, poiché la vita stessa è una costante portatrice di novità. Risvegliare questa predisposizione è il delicato, urgente e necessario compito profetico della scuola. Lo scrive Monsignor Giuseppe Mengoli, vescovo della diocesi di San Severo, al mondo della scuola nel suo messaggio di inizio anno. Nella dinamica scolastica la priorità non è affidata al nozionismo e all'erudizione, dice, poiché il desiderio e la possibilità di conoscere, di andare in profondità e di entrare sempre di più nel mondo valoriale del contesto sociale ha come meta finale quella di coinvolgere tutti, discenti e docenti, nel faticoso processo di umanizzazione che a tratti sembra solo un irraggiungibile miraggio. Il presule evidenzia che abbiamo bisogno di un'umanità vera, e questo è il grido che ogni giorno travalica da ogni plesso scolastico. Un messaggio che sarà tanto più forte quanto più ognuno di noi saprà vivere il proprio quotidiano come una preziosa chance da non perdere. Da qui il primo impegno, che riguarda direttamente la scuola, cioè quello di trovare la giusta motivazione dei ragazzi, degli insegnanti e di chi con il suo lavoro favorisce il buon andamento dell'istituzione, e poi di saperla custodire contro ogni forma di cinismo. Dal vescovo l'attenzione anche verso la società civile, chiamata ad accogliere con attenzione la funzione sociale della scuola. È un augurio infine alle famiglie, perché non perdano mai la consapevolezza di essere il primo, necessario e non delegabile luogo della crescita e della educazione integrale. È già dentro di noi. A Molfetta, 30 anni dalla morte di Don Tonino Bello e dall'assassinio di Don Pino Puglisi, nella fabbrica San Domenico
Arci Orizzonti e il Presidio Libera, Gianni Carnicella, hanno organizzato l'incontro dal titolo Passione per l'essere umano sulle orme di Don Tonino Bello e Don Pino Puglisi per riflettere insieme ai cittadini sulle due indimenticate personalità. Nello stesso anno, nel 1993, il venerabile Don Tonino Bello lasciava la vita terrena il 20 aprile, mentre il successivo 15 settembre, giorno del suo compleanno, Don Pino Puglisi veniva assassinato per mano della mafia davanti al portone della sua casa palermitana. Una coincidenza singolare in cui i due sacerdoti, dalle due personalità diverse, entrambi appassionati per l'essere umano, hanno lasciato una traccia profonda nella memoria collettiva. Lo dimostrano non solo il modo in cui hanno interpretato nella loro esistenza i valori evangelici, ma anche l'attenzione nei confronti dei sofferenti, dei giovani, degli ultimi. Li vogliamo ricordare questa sera soprattutto per un aspetto fondamentale. Ci vogliamo trarre dai loro insegnamenti quello che oggi a noi può servire per integrare la passione per l'uomo, che era la spinta che aveva portato questi uomini di chiesa, di fede, a vivere i valori del Vangelo, e noi sulla spinta di questa passione vogliamo noi oggi capire che cosa possiamo fare come cittadini attivi del nostro tempo per poter dare un contributo per il bene comune. Un incontro promosso da Arci Orizzonti e Presidio Libera di Molfetta Gianni Carnicella per riflettere sull'alternativa tra servizio e potere, che rappresenta una delle frontiere su cui si gioca oggi la possibilità di una società più giusta e di un rinnovamento evangelico della Chiesa. Ma penso che sarebbe una Chiesa pienamente allineata con le posizioni di Papa Francesco, che per l'appunto ha introdotto una trasformazione negli indirizzi di una Chiesa che è apparsa piuttosto in ritardo rispetto agli indirizzi di Giovanni XXIII e del Concilio, e queste quattro personalità, tra cui Don Tonino Bello, sono state personalità che hanno mantenuto vivo quel certo tipo di indirizzo che è stato ampiamente trascurato dalla Chiesa italiana loro coeva, e non solo dalla Chiesa italiana naturalmente, ma che credo oggi stia ritornando di nuovo come un indirizzo caratterizzante di una Chiesa che vuole parlare agli uomini di oggi. Si sono affrontate le principali problematiche sociali della provincia di Barletta-Andria-Trani nel corso della riunione dell'Osservatorio sulle tensioni economico e sociali della prefettura. Il servizio è di Francesco Rossi. Trani è stata protagonista negli ultimi mesi di alcuni episodi di violenza tra giovani. Questo è un dato veramente preoccupante. Sì, diciamo che Trani non è unica, perché purtroppo, dico veramente purtroppo, anche nelle altre province si registra un acuirsi, come dire, di questo fenomeno. Non si tratta, come abbiamo più volte detto, di baby gang, ma si tratta di giovani che, pur come dire, aggregandosi anche per una grande maleducazione, per mancanza di educazione, sono propensi a queste forme di aggressività nei confronti di loro coetanei, ma anche di adulti, perché anche questo accade. E l'abbiamo preso in considerazione, devo dire, anche in comitato più volte, e siamo sempre più convinti tutti, la cosiddetta squadra Stato, che sia necessario continuare questa battaglia nelle scuole, ma anche fuori dalle scuole, perché non tutti vanno a scuola purtroppo, e per cercare di risollevare appunto lo stato di povertà educativa in cui ci troviamo. Oggi siamo qui proprio per concertare azioni comuni che possano dare delle risposte immediate sul territorio, e soprattutto questo fenomeno, come ricordava lei, riguarda molti giovani, e quindi partire dall'educazione, partire dalla scuola, partire dalle parrocchie, ecco perché ci abbiamo tenuto che fossero qui presenti stasera anche le scuole e le parrocchie. Sicuramente per noi è importante, perché il livello di attività di repressione si può fare fino a un certo punto, però ovviamente è dall'inizio del percorso educativo di ogni ragazzo che devono essere inculcati i valori della civiltà, del vivere insieme agli altri.
Sono in aumento gli attacchi informatici, a confermarlo è uno studio di Confindustria. Ascoltiamo i dettagli nel servizio di Luca Ciciriello. Crescono in tutto il mondo gli attacchi hacker e in Italia aumentano del 169% nel 2022. E quanto emerge dall'ultimo rapporto di Confindustria Digitale e Anitech Assinform? Secondo lo studio, ad essere colpite sono state soprattutto la pubblica amministrazione e l'industria. Conforta il fatto che questi attacchi talvolta non vadano a buon fine. Per l'osservatorio Exprivia negli ultimi anni c'è però una progressiva riduzione degli incidenti in tutto il paese e in particolare in Puglia. A fronte di un numero di attacchi pari a quello nazionale, nel primo semestre 2023 gli incidenti veri e propri nelle imprese sono stati la metà di quelli registrati nel resto d'Italia. Proprio di sicurezza informatica in Italia e in Puglia si è parlato nella sede di Confindustria Baribat. I dati dei clienti, dei fornitori, dei pagamenti sono la cosa più preziosa che hanno le nostre imprese ed è importantissimo difenderli dagli attacchi informatici. Dobbiamo lavorare in anticipo e mettere in sicurezza i dati delle nostre aziende, ha dichiarato Sergio Fontana, presidente di Confindustria Puglia. In Puglia presto ci saranno nuovi treni a idrogeno grazie ai fondi del PNRR. Si tratta di un investimento di oltre 37 milioni di euro. Vediamo. In Puglia via libera all'acquisto di treni a idrogeno e alla costruzione della relativa stazione di rifornimento con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Con la delibera della Giunta regionale approvata nella seduta del 25 settembre scorso, infatti, sono stati avviati gli adempimenti necessari alla realizzazione degli interventi di competenza regionale ammessi a finanziamento per quasi 38 milioni di euro. Come ricordato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel suo ultimo aggiornamento sullo stato di avanzamento del PNRR, si tratta dell'investimento relativo al rinnovo del parco ferroviario per il trasporto pubblico locale, con treni alimentati con combustibili puliti. Investimento supportato da una dotazione economica complessiva di 800 milioni di euro, che ha come obiettivo finale l'acquisto di almeno 100 carrozze per il servizio universale e di almeno 53 treni ad emissioni zero. La regione precisa che quelli che riguardano la Puglia sono interventi sulle linee ferroviarie Lecce-Gallipoli, Novoli-Gagliano e Casarano-Gallipoli, che prevedono l'acquisto di treni alimentati a idrogeno per 24 milioni di euro e la realizzazione di una stazione di stoccaggio e rifornimento di idrogeno per il trasporto ferroviario in Salento per 13,39 milioni di euro. Una vendemmia difficile ma di buona qualità. Confagricoltura Puglia ha tracciato un bilancio della situazione a livello regionale, dove sono state raccolte quasi ovunque oltre il 50% delle uve. Sentiamo. Quest'anno la vendemmia in Puglia è stata difficile, ma la qualità dell'uva raccolta è stata buona. Lo rivela Confagricoltura Puglia, che ha tracciato un bilancio della situazione in tutto il territorio regionale, dove sono state raccolte quasi ovunque oltre il 50% delle uve che verranno vinificate. Nel dettaglio a Foggia la vendemmia è stata effettuata quasi al 70% a fronte di una riduzione delle rese del 50-60%, mentre nelle province di Bari e di Barletta Andria Trani è stata registrata una produzione inferiore del 30%. Alcune varietà, come quella di Montepulciano e uva di Troia, hanno subito un calo di quasi il 50%. E intanto a Taranto, terra di Primitivo e di Bianchi Buoni, la riduzione del 20% della produzione ha riguardato solo chi ha effettuato i trattamenti nei tempi previsti e ha seguito i suggerimenti dei tecnici. Nel Brindisino è stato registrato un calo di oltre la metà della raccolta, con una riduzione del 30% su quella media. Analoga situazione nel Leccese, dove le rese sono scese di circa il 25-30%. Siamo quasi in chiusura di un'annata veramente difficile, ma per fortuna la qualità delle uve è molto buona, ha ribadito Luca Lazzaro, presidente di Confagricoltura Puglia, che ha segnalato anche una certa preoccupazione per il calo dei prezzi. Per far fronte a queste criticità
secondo l'Organizzazione Agricola Pugliese, serve una rapida attivazione dello schedario viticolo e un intervento sulle giacenze per aiutare i mancati guadagni che il settore accuserà a causa della riduzione della produzione. Inoltre, prosegue Confagricoltura, non è assolutamente razionale abbandonare nel momento del bisogno un'attività regionale strategica tra le prime in un contesto nazionale che dà occupazione a 465.000 lavoratori e vale 137 miliardi di euro di fatturato. A questi dati si aggiunge il valore del prodotto dopo che il vino viene confezionato in bottiglia e arriva sugli scaffali o nel circuito dell'industria alberghiera. E infine, tra le misure di aiuto proposte c'è quella di istituire una campagna informativa finalizzata al reinserimento del concetto di pericolosità dell'abuso di alcol e non dell'uso di alcol in sé. Contro i cinghiali scende in campo l'esercito e quanto rende noto Coldiretti Puglia, che da tempo denuncia danni e incidenti provocati dagli animali. L'esercito è in campo per arginare la presenza dei cinghiali nelle grandi città. E quanto rende noto Coldiretti Puglia dopo l'ennesima denuncia sulle razzie compiute da branchi di cinghiali fra Bitonto e Palese, nel Barese. È stata accolta la proposta di far scendere in campo l'esercito per fermare l'invasione di cinghiali che causano incidenti, provocano danni alle coltivazioni e diffondono malattie, annuncia l'associazione, che con il suo presidente, Ettore Prandini, ha chiesto al governo ristori adeguati per i danni. Con la Puglia invasa da 250.000 selvatici, non c'è solo la peste dei cinghiali, ma è allarme, aggiunge Coldiretti Puglia, per la sicurezza delle persone in campagna e città, con i branchi che si spingono fin dentro i centri urbani, tra macchine in sosta, vicino ad abitazioni e scuole. Gli agricoltori stanno provvedendo a recintare a proprie spese, con costi considerevoli, le aziende agricole per difendersi dai cinghiali, aggiunge l'associazione, animali che distruggono strutture e produzioni. Si tratta di una situazione insostenibile, conclude Coldiretti regionale, che sta provocando l'abbandono delle aree interne con problemi sociali, economici e ambientali. E ora, come ogni giovedì, appuntamento con la rubrica Luce e Vita a cura della diocesi di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi. Scopriamo insieme gli argomenti trattati in questa settimana. Ben ritrovati all'appuntamento settimanale di Diocesi in Forma con le notizie a cura dell'Ufficio per le Comunicazioni Sociali della Diocesi di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi. Tante le proposte al Museo Diocesano per i laboratori di fruizione, in particolare il 29 settembre Teatro al Museo, incontri e laboratori teatrali per ragazzi dai 10 ai 16 anni a partire dalle ore 19. Continua poi la mostra di Giovanni Gasparro a ingresso libero fino al 29 ottobre. Il Consiglio Pastorale Parrocchiale della Parrocchia San Domenico di Giovinazzo celebra con gioia il 25° anniversario di ordinazione diaconale di Ferdinando Vitelli. La solenne celebrazione eucaristica sarà presieduta da Monsignor Cornacchia sabato 7 ottobre alle ore 19.30. Nei giorni precedenti una serie di appuntamenti comunitari in dettaglio sul settimanale. È in corso la novena per la Regina del Paradiso venerata presso la parrocchia Sant'Achille di Molfetta. Diverse le iniziative che culmineranno con la festa di domenica 1 ottobre, quando tra le strade del quartiere si svolgerà la processione a partire dalle ore 18.30. Per concludere il tempo del creato, gli uffici per la pastorale sociale del lavoro e per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso, in collaborazione con il progetto Policoro, promuovono una veglia diocesana mercoledì 4 ottobre alle ore 18.30 presso il parco Baden-Powell a Molfetta. E ora entriamo nel vivo del numero 31 del settimanale Luce e Vita di domenica 1 ottobre. Nell'editoriale il direttore Don Giuseppe Germinario riflette sull'importanza del Vangelo quale chiave di lettura delle tante esperienze di umanità bisognosa e in attesa. Fondamentale è anche il focus su ottobre, mese dedicato alla Madonna del Rosario, per riscoprire il tempo della preghiera. In terza pagina Elisa Tedeschi ricompone il quadro del forte terremoto che ha scosso il Marocco, segnali dalla terra per riscoprire il valore della prossimità. A pagina 4 il resoconto dei giorni di formazione vissuti a fine agosto e destinati agli insegnanti di religione. Riportiamo anche uno stralcio del messaggio del Vescovo per gli studenti e i docenti in occasione del nuovo anno scolastico ispirato all'esperienza della Giornata Mondiale della Gioventù a Lisbona.
A pagina 5 Eufemia Daraio racconta la presentazione della versione restaurata del documentario L'inchiesta parlamentare sulla miseria 1953 durante l'80ª mostra del cinema di Venezia. Pagina 6 è dedicata all'ottobre missionario. Riportiamo l'intervento di Don Paolo Malerba, direttore dell'ufficio diocesano missionario, e il programma predisposto dall'Equipe, con l'invito alle comunità parrocchiali a incoraggiare l'attenzione allo slancio missionario di ciascun fedele. A pagina 7, Don Giovanni De Nicolo, direttore dell'ufficio diocesano per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso, ci offre ancora una riflessione sul tempo del creato che si avvia a conclusione. In diocesi prevista la veglia del 4 ottobre con testimonianze di associazioni locali. In ultima pagina, la rubrica di spiritualità a cura del direttore del settimanale e il QR code per leggere il testo dell'intervento del professor Michele Illiceto in occasione della prima serata del convegno pastorale diocesano. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Ed è tutto per questa prima edizione del nostro telegiornale che termina qui. Grazie per averci seguito, vi auguriamo un sereno pomeriggio in compagnia dei nostri programmi televisivi.